Ehi, salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringi Luca Tech e come potete vedere siamo in un ambiente totalmente diverso. Ogni tanto mi piace fare questi video all'esterno. Siamo su questo bellissimo prato verde e qui alle mie spalle c'è la mia bambina, ovvero una Citroen DS3004 diesel turbo che, ragazzi, va da Dio, consuma pochissimo e la utilizzo praticamente ogni giorno per scopi universitari ma soprattutto lavorativi. Oggi la andiamo a vedere più nel dettaglio perché ve la presento e poi andiamo a vedere tutti gli accessori tecnologici che ho montato al suo interno. Quindi ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito. Ed eccoci qui ragazzi, vi ho fatto una bella carrellata di immagini della mia macchina e vi chiedo scusa se è totalmente sporca, ma ieri mattina l'avevo lavata per realizzare il video proprio ieri pomeriggio, ma purtroppo a causa condizioni meteorologiche che me l'ha sporcata totalmente, ha piovuto proprio sabbia e vi chiedo scusa di questo. Non avevo tempo di pulirla stamattina di nuovo per poi realizzare questo video causa studio e università. Quindi ragazzi, direi adesso invece di passare all'interno della macchina per andare a vedere tutte le tecnologie che sono andato a montare. Ed eccoci qui ragazzi, allora la mia macchina all'interno è totalmente nera con questa calandra centrale grigia. Purtroppo no, non ho il navigatore qui al centro e spero un giorno di riuscire a comprare un accessorio per mettercelo. Come potete vedere anche lo sterzo è ben strutturato con questa fascia grigia che mi piace un sacco. Il cruise control di qua, comandi dello stereo da quest'altro lato, quindi davvero completa sotto questo punto di vista. Ma direi adesso di passare agli accessori. Il primo di cui voglio parlarvi è questo accessorio di Spigen, che è un supporto per smartphone da auto. Esso si va ad agganciare all'interno del lettore CD perché ha questa molla con questa fascetta alla base che, ragazzi, funziona davvero una meraviglia. Precedentemente era sempre un po' stranito da questo fatto che una calamita avesse supportato tutte le vibrazioni, soprattutto sulle strade di Napoli, e come voi ben sapete, se non lo sapete perché non siete iscritti al mio canale, quindi correte a farlo, che io sono di Napoli e quindi voi sapete che le strade a Napoli non sono granché. Infatti grazie a questo supporto riesco ad avere il mio smartphone tranquillamente qui davanti al cambio, anche per avere un navigatore magari, e ragazzi devo dire che lo mantiene perfettamente in tutte le condizioni. Ho preso varie buche e lo smartphone non si è mosso minimamente. All'interno dello smartphone dovete, cioè non all'interno, applicato vicino allo smartphone, dovete aggiungere questa placchetta di Spigen, che io però vi do un consiglio, lo metto praticamente tra la cover e lo smartphone senza appiccicarla sullo smartphone, perché non mi piace assolutamente appiccicare cose sullo smartphone. E ragazzi devo dire che funziona davvero una meraviglia. Oltretutto il design è davvero curatissimo, con queste parti in fibra di carbonio che sono davvero bellissime. Secondo accessorio di cui voglio parlarvi ragazzi è un bluetooth da auto che va applicato praticamente nella presa dell'accendisigari per alimentarlo e nella presa aux della macchina. Questa auto è dotata di aux, precedentemente nella mia Opel non potevo farlo perché non avevo l'aux, e ragazzi devo dire che questo funziona davvero una meraviglia. Appena accendete la macchina, oltretutto si accenderà, e io ho fatto davvero delle magagne per non far vedere tutti gli alimentatori e per far sì che si accenda non appena noi andiamo ad accendere la macchina. Quindi ragazzi, davvero un accessorio fatto bene. Se voi andate da un elettrauto, lui vi riuscirà tranquillamente a mettervelo, che quando accendete il quadro della macchina lui si accenda e funzioni davvero alla perfezione, senza che si veda il benché minimo cavo, se non quello aux che dovete andare ad inserire all'interno della sua presa. E ragazzi devo dire che funziona bene. Inoltre è dotato di questi tre tasti, uno per rispondere alle chiamate, due per avanzare e retrocedere di traccia. Quindi ragazzi, davvero completissimo, la qualità audio è perfetta, non mi ha mai creato problemi. Lo tengo qui davanti al cambio applicato su questa placchetta nera, che ragazzi funziona davvero una meraviglia. Terzo accessorio di cui oggi voglio parlarvi è questo, un alimentatore da auto per andare a caricare i vostri dispositivi tranquillamente all'interno della macchina. Anche questo è di Spigen con tecnologia QI, quindi ragazzi davvero riuscirà a dare tutto l'amperaggio possibile ai dispositivi che ci andrete a collegare. Io a questo collego anche il mio MacBook e riesco a caricarlo tranquillamente, quindi ragazzi davvero super consigliato. Oltretutto è rifinito benissimo con questa gomma in soft touch tutto intorno, questa bellissima scritta di Spigen,
e dall'altro lato abbiamo tutti i dettagli. Una delle due prese è veloce e l'altra è 2A, quindi anche in quel caso riuscirete tranquillamente a ricaricare il vostro dispositivo alla massima velocità. Abbiamo un LED per capire quando è acceso e quando è spento, cioè quando è inserito all'interno dell'accendisigari, e ragazzi, questo ce l'ho sempre in macchina accompagnato da lui. Un cavetto Anker Lightning, che quindi posso andare a ricaricare il mio dispositivo, ma in un solo piccolo dettaglio, cioè quando lo tengo applicato qui per magari visualizzare il navigatore e non scaricare tutta la batteria del mio smartphone. Per quale motivo? Perché all'interno della macchina ho piazzato una base di ricarica wireless che dopo andremo a vedere. Ma tornando a questo accessorio qui, è davvero economico, funziona benissimo, me l'ha mandato questa azienda Spigen, che mi ha mandato oltretutto anche il resto degli accessori a parte il Bluetooth e il cavo Anker, che ragazzi funziona davvero una meraviglia, è super stabile, non creerà il benché minimo problema e davvero è super consigliato. Trovate il link per l'acquisto qui sotto in descrizione. Bene, adesso passiamo all'ultimo accessorio, e io sono molto triste di questa cosa perché io amo parlare della mia macchina e amo farvi vedere tutto quello che piazzo all'interno di essa. A proposito, fatemi sapere qui sotto nei commenti se magari volete vedere degli altri video riguardanti la mia vettura, perché io amo tantissimo le macchine, amo i motori, e quindi un bel detailing o qualsiasi altra cosa del genere potrei portarvi un accessorio, un video qui sul mio canale. Passiamo adesso all'ultimo accessorio, che è questo qui sempre di Spigen, che ragazzi è una basetta di ricarica wireless, come vi dicevo prima, che sono andato a piazzare in questo vano portaoggetti, che ragazzi funziona davvero benissimo. Io arrivo in macchina con lo smartphone scarico, invece di dover cercare cavo, alimentatore e tutto il resto per metterlo in carica, poggio lo smartphone qui sotto e lo metto a ricaricare senza il benché minimo problema. Qui ho un LED di stato che vado a vedere se lo smartphone si sta ricaricando oppure no, e quindi ragazzi davvero un accessorio consigliatissimo, che oltretutto sono andato a far passare il cavo all'interno delle plastiche e sono andato ad agganciarlo nel vano sotto il freno a mano in modo che non si veda. Quindi ragazzi davvero un accessorio super consigliato e funziona una meraviglia. Trovate sempre tutti i link di questi accessori qui sotto in descrizione per l'acquisto. Ed eccoci qui ragazzi, ci siamo spostati all'esterno dove si vede un po' della mia macchina, un po' di me e tutto questo prato verde alle nostre spalle. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella se non l'avete ancora fatto, e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo format dove vi parlo di accessori che sono andato a mettere all'interno della mia macchina. E ragazzi, perché avrei altri video da mostrarvi con altri accessori che sono andato ad applicarci, che mi piacciono davvero tantissimo. Se non l'avete ancora fatto, dovete assolutamente seguirmi su Facebook, Instagram e Twitter, dove pubblico tantissime cose, anche foto di essa. E ragazzi, io vi saluto perché sta per arrivare una macchina e quindi si creerà casino, e vi dico che noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.